Ben incontrati cari amici, buon giovedì 8 giugno. Iniziamo questo breve incontro di lettura e commento del Vangelo del giorno invocando il dono dello Spirito con questa semplice preghiera. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, vieni a me e opera in me. Rendi fruttuosa la mia vita. Che io accolga Gesù come mio Signore, che io riconosca in ogni persona l'immagine di Dio e che io veda nei piccoli i privilegiati del tuo regno. Amen. Siamo sempre al capitolo 12 del Vangelo di Marco, che in questa settimana leggeremo in maniera integrale, i versetti dal 28b al 34. Ascoltiamo. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. È bello questo incontro di questo scriba che manifesta un certo interesse, anche una certa simpatia nei confronti di Gesù. Questo scriba che immaginiamo anche giovane, interessato a sapere da Gesù tra tutti i 613 comandamenti della legge antica, qual è il più importante? A quale dobbiamo attribuire il primo posto? Chi tra tutti, quale tra tutti ha la priorità? E Gesù dice con tutta chiarezza: ce n'è uno che è al primo posto, che merita la priorità, ed è quel comandamento che trovate in Deuteronomio. Inizia col dire: ascolta Israele. E dopo queste parole, che sono un invito ad ascoltare, ad accogliere ciò che segue con tutto se stessi, dice: amerai il Signore tuo Dio con tutta la tua mente, tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutte le tue forze. Amerai il Signore Dio tuo perché è tuo Signore, perché ha già dimostrato di essere Signore della tua vita, liberandoti dalla schiavitù dell'Egitto. Per questo egli merita tutto il tuo amore, l'amore di tutta la tua persona, intendendo per persona anima, cuore, mente, forze vitali. Quindi il primo comandamento è amare Dio con tutto se stessi. E però poi Gesù aggiunge: c'è un secondo che s'accosta a questo, ed è amare il tuo prossimo come te stesso. E questo comandamento è tolto dal Levitico.
Interessante questa risposta di Gesù che collega il primo comandamento al secondo e che nella replica del suo interlocutore vengono ripresentati come quasi un tutt'uno. Il primo comandamento è strettamente unito al secondo ed è veramente così, perché difatti è presunzione poter amare il prossimo come se stessi, se non si è nella tensione di mettere Dio al primo posto nella propria vita. Dove trovare la forza d'un amore del prossimo come a se stessi, se non in questa tensione interiore di cercare Dio come il primo, la priorità, primato nella propria vita. E i due comandamenti per questo vanno uniti. Amare Dio, amare il prossimo, sono uniti nella tensione di vivere l'amore che si riceve da Dio, si restituisce a Dio e si espande verso i fratelli. È perché sono amato da Dio che posso rispondere all'amore di Dio con altrettanto amore che poi si riversa verso il proprio prossimo. E Gesù, confermando la bontà della risposta del suo interlocutore, gli dice: attenzione, non basta conoscere, per entrare nel regno devi praticare ciò che ben conosci. Pratica l'amore e allora sarai nel regno di Dio. Non occorre che aggiunga che questo testo, questa pagina del Vangelo di Marco dice a me una cosa molto importante. Non devo illudermi di amare i fratelli se non vivo questa tensione interiore di ricevere da Dio l'amore, di rispondere a questo amore con l'amore verso di lui e verso i fratelli. È perché sono amato che posso immaginare di poter amare. Così avvenga con questa benedizione. Anche la benedizione è un atto d'amore di Dio. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.